Siamo in compagnia del presidente del CONI Giovanni Malagò e del sindaco di Pavia Alessandro Cattaneo, che staranno per dare il via alla serata di Pavia Città Europea dello Sport. Come è andata innanzitutto la giornata di oggi tra istituzioni locali e società sportive? Bellissima, entusiasta, devo dire un'atmosfera come mi aspettavo. Io quando mi muovo e vengo sul territorio è esattamente quello che mi aspetto, trovare anche magari riflessioni critiche, proposte, progettualità che mi piace condividere, toccare con mano le realtà. Vedo esattamente una risposta come diciamo la mia mentalità mi impone di avere. Sono felice che Pavia sia candidata come città europea, ci sono tutti i presupposti, soprattutto anche un attestato di stima nei confronti del vostro sindaco, che è una persona che personalmente è molto, molto vicina e molto sensibile al mio mondo, che è quello dello sport. Appunto, sindaco Cattaneo, le attività di Pavia verranno pubblicizzate a livello europeo, quindi oltre che parlare di sport possiamo parlare di un indotto molto importante per la città in quest'anno. Ma io credo che Pavia sia tra le poche città europee dello sport di quest'anno che si giocano poi anche il titolo vero e proprio, perché viene premiato e viene dato un riconoscimento alle tante realtà sportive che innervano ogni giorno di 1000 attività la città di Pavia. Questo vuol dire fare educazione in città, questo vuol dire creare dei buoni cittadini anche, perché attraverso lo sport si fa cultura e si fa scuola di cittadinanza, io lo dico sempre. E oggi è una grande festa, una consacrazione, e io devo davvero dire grazie a Giovanni Malagò, perché averlo qua a Pavia è un regalo per tutta la realtà sportiva, è un regalo anche per me, è un regalo per la città di Pavia, quindi gli dobbiamo dire solo grazie. A pochi giorni dalle Olimpiadi invernali, un grande in bocca al lupo. Assessore Bobbio, finalmente dopo tanti mesi di duro lavoro ci siamo, una gran serata di gala al Teatro Fraschini per Pavia Città Europea dello Sport 2014. Ci siamo assolutamente sì, ma questo è solo l'inizio. La serata di gara, la presentazione è un obiettivo importante, ma poi chiaramente il contenuto sarà tutto l'anno sportivo che stiamo predisponendo. Oggi una visita del presidente Malagò, che per la prima volta arriva a Pavia, il presidente del CONI intendo, e un fantastico Giovanni Malagò ha girato con noi la città, insomma, si è interessato dei problemi, ha voluto capire, comprendere criticità e positività, e quindi direi una giornata fantastica che culmina con un Fraschini gremito e ben rappresentato di tutte le realtà sportive forti della nostra città. Quindi per me è un grande risultato, siamo assolutamente entusiasti e quindi forza Pavia per un 2014 di grandi successi. Siamo in compagnia dell'assessore regionale allo sport Antonio Rossi, nonché famosissimo campione olimpico. Quest'anno Regione Lombardia, ancora per quest'anno, è riuscita ad avere una città tra le città europee dello sport. Sì, guarda, questo mi fa veramente molto piacere. Dopo Cremona 2013 c'è Pavia, sapevo e so come ha lavorato il signor sindaco e l'assessore allo sport, so che ha puntato molto sullo sport, e penso che questo sia veramente fondamentale per l'educazione e la crescita dei nostri figli. Quindi sarà quello del 2014 un anno molto importante, però il fatto di organizzare, di avere la possibilità di organizzare eventi sportivi è veramente importantissimo, perché ha una grandissima valenza, perché aiuta ad accrescere la cultura sportiva. Credo che in tutta Italia serva proprio accrescere questa cultura, quindi con questi eventi, portando lo sport anche ad alto livello, coinvolgendo anche la base, perché non è soltanto l'alto livello, ma coinvolgendo la base in vari eventi, può crescere tantissimo. E ti ripeto, il valore aggiunto che lo sport ha è grandissimo, altissimo.